Buon pomeriggio a tutti, un saluto a voi e anche a coloro che sono collegati online e un saluto alla relatrice, alla nostra relatrice di oggi, Dalia Bidinati. Non si sente? Così? Devo forse tenerlo molto vicino. Allora, il titolo dell'iniziativa, una donna, una scienziata, Rita Levi Montalcini, Nobel della Medicina. È un titolo quanto mai significativo perché la Montalcini è indicata in primis come una donna, a sottolineare appunto il genere femminile, per molti aspetti ai suoi tempi inusuale per una grande scienziata e una scienziata appunto che ha avuto il premio Nobel. Ma la Montalcini aveva una personalità molto particolare, molto forte, come voi sicuramente sapete tutti, e aveva anche la consapevolezza di costituire nell'ambito dell'uguaglianza di genere una particolarità. E questo episodio lo dimostra. Durante la manifestazione del Nobel le fu chiesto: «È qui con suo marito?», ritenendo che fosse la moglie di uno scienziato premiato. E lei, sorridendo, rispose: «No, mio marito sono io». Ecco. E per ora passo a presentare però Dalia Bidinati, perché da lei sentiremo parlare di Rita Levi Montalcini. Dalia Bidinati è una voce, un volto noto nella nostra città per essere stata per molti anni un punto di riferimento dell'emittente TV locale Telestense, regionale anche. E dirige dal 2015 il telegiornale. Ha al proprio attivo più di 300 interviste a personaggi del mondo della politica, della cultura, non solo locale. In televisione, in TV, ha raccontato Ferrara da molti punti di vista, con reportage e programmi su questioni legate all'ambiente, al mondo dell'università e della ricerca. Ricordiamo alcune delle sue rubriche: Copernico, Ferrara Live, Storie ferraresi, Ferrara Cambia. La sua vita professionale però è iniziata con l'insegnamento di letteratura italiana e latino nei licei, e come insegnante ha svolto anche ricerche di docimologia presso il Centro di Valutazione dell'Apprendimento, che era diretto dal professor Benedetto Vertecchi, che noi tutti ricordiamo con grande stima. Si è dedicata poi a studi di teoria letteraria e di linguistica e ha presentato in diverse occasioni le opere di scrittori ferraresi contemporanei. Come redattrice della rivista nazionale del Sor Optimist, La voce delle donne, ha pubblicato una decina di interviste a donne italiane e straniere, protagoniste di eventi contemporanei. Ha scritto anche una favola, Il pozzo incantato e la giraffa Selene, che è stata pubblicata nel 2021. Dal 2020 cura sul web il blog Incontri e scontri all'epoca del Covid-19. Di recente ha contribuito a creare il movimento Fare Diritti e il blog omonimo, realizzato con un gruppo di amiche impegnate nella vita pubblica ferrarese a promuovere l'uguaglianza di genere, a partire dagli impegni dichiarati dal PNRR, Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza, che individua la parità di genere come una delle tre priorità trasversali perseguite in tutte le missioni. La sua attenzione al genere femminile nella sua carriera professionale e anche personale è sempre stata costante. Lo scorso anno ha realizzato qui all'Ariostea, sempre inserito nel ciclo I colori della conoscenza, una conferenza su Dacia Maraini, che ha lottato molto per la parità di genere e ha scritto tanto anche. L'attenzione quindi alla parità di genere di Dalia Bidinati è però ben giustificata, poiché, come sottolineato dalla Commissione europea nella comunicazione relativa alla strategia per la parità di genere 2020-2025, finora nessuno Stato membro ha realizzato la parità tra uomini e donne. Qui termino e passo la parola a Dalia Bidinati. Thank you.
Grazie Daniela. Veramente grazie di questa bellissima presentazione. Buon pomeriggio a tutte e a tutti. E grazie innanzitutto a voi per la vostra presenza. Il tempo non favorisce oggi, diciamo, l'afflusso e soprattutto la coincidenza con tante altre conferenze, incontri importanti della nostra città, che sappiamo è sempre molto attiva da questo punto di vista dell'animazione socioculturale. Io ringrazio l'Istituto di Cultura Gramsci attraverso Daniela Cappagli e l'Istituto di Storia Contemporanea che mi hanno dato oggi l'opportunità di raccontare la vita di Rita Levi Montalcini, una delle donne sicuramente più geniali del nostro paese del Novecento, e di riflettere anche sulla sua vita. Rita Levi Montalcini, premio Nobel per la medicina del 1986. Ecco, io vorrei cominciare proprio da... Da questa premiazione ho preparato alcune slide, adesso ve lo dirò, e anche due video. Questo della premiazione ha una resa molto modesta, non è di te le stesse, però è interessante. Parte? Dr. Stanley Cohen and Dr. Rita Levi Montalcini, on behalf of the Nobel Assembly at the Karolinska Institute, I wish to extend our warmest congratulations, and I ask you to receive your Nobel Prize in Physiology or Medicine from the hands of His Majesty the King. Vi avevo anticipato che la, come dire, la resa visiva non è delle meglio, però è sicuramente emozionante assistere a questa cerimonia, vedere proprio l'impatto, no, visivo di questa grande sala dell'istituto dove viene assegnato il premio per la medicina ogni anno, e un premio che Rita Levi Montalcini ha condiviso con un suo collega Stanley Cohen per la scoperta di una proteina che regola lo sviluppo del sistema nervoso. Il suo acronimo è NGF, che in inglese suona Nerve Growth Factor e in italiano fattore di crescita del sistema nervoso. Una scoperta che ha rivoluzionato non soltanto la neurologia, ma la medicina, e ha fatto parlare di cambiamento di paradigma. E Rita Levi Montalcini è la prima scienziata italiana a ricevere il premio Nobel. Due sole donne italiane lo hanno ottenuto: per la letteratura Maria Grazia Deledda nel 1926 e Rita Levi Montalcini nel 1986. E quando il 1 dicembre del 22 la senatrice Cattaneo, Elena Cattaneo, che è senatrice a vita, ma è anche una scienziata, farmacologa e biologa dell'Università di Milano, ha promosso insieme all'Istituto Europeo EBRI per la ricerca sul cervello, fondato assieme ad altri dalla stessa Rita Levi Montalcini nel 2002, ha voluto evocare con una grande capacità, una grande empatia davvero, le modalità con cui Rita Levi Montalcini
ha fatto ricerca nei suoi primi anni. Le difficoltà di questa ricerca pionieristica è quasi eroica. Perché? Perché lei era una donna e nel 1936 le donne laureate in medicina o anche semplicemente che si iscrivevano a medicina erano certamente poche. E poi nel 1938 le leggi razziali non hanno certamente favorito la sua attività scientifica, hanno messo in pericolo la sua vita, e tuttavia lei non si è lasciata distrarre, diciamo così, bloccare da questi drammatici eventi storici, e dopo tutta una serie di peripezie su cui torneremo raccontando la sua biografia, ha addirittura allestito nella sua camera da letto a Torino un piccolo laboratorio artigianale, e è stata aiutata dal fratello Gino, architetto, a costruirlo, e ha avuto come suo primo assistente quello che era stato il suo grande maestro. Perché grande? Giuseppe Levi, no? Un biologo, neurologo, embriologo, che tutti voi conoscete perché era il padre di Natalia Ginzburg, quindi chi ha letto Lessico familiare lo ricorda come questo papà burbero, questo studioso, no? Quest'uomo che faceva impressione con questo vocione, con questo modo di, come dire, di riprendere anche, no? Le abitudini della famiglia. E anche lui dovette nascondersi per sfuggire alle deportazioni, e ad un certo punto si trovò a Torino nel laboratorio di Rita ad assisterla nei suoi esperimenti. E Rita Levi Montalcini, oltre, dopo il Nobel, ha cambiato davvero vita. Potremmo dire che Rita Levi Montalcini ha avuto più vite, e vedremo perché. In questa parte, diciamo, della sua vita, dopo il 1986, lei non solo ha continuato a fare ricerca, ma in Italia, perché tornata agli Stati Uniti nel 77, ma ha iniziato un'attività di scrittura molto intensa, oltre che di educazione e di incontri con i giovani, ricercatrici, ricercatori, ma anche con i giovani delle scuole, anche delle scuole medie inferiori, perché era continuamente naturalmente invitata da tutto il paese. Lei andava volentieri perché aveva questa passione per il rapporto con le giovani menti, che ha sempre ritenuto il vero valore tesoro di una comunità e quindi di un paese. E in questa, dicevamo, seconda parte della sua vita, lei ha scritto molti libri, sia autobiografie sia libri di divulgazione scientifica. Quelli che vedete su questo piano sono alcuni dei libri che io ho letto con grandissimo piacere per documentarmi sulla sua vita. Io non sono laureata in una materia scientifica, quindi non sono una biologa, sono laureata in discipline umanistiche, sono stata insegnante di letteratura e giornalista, però raccontare le vite, le biografie di donne che hanno lasciato la loro impronta nel tempo, che hanno vissuto nella società, è davvero una cosa importantissima. Elena Cattaneo, dicevo, il primo dicembre del 22 ha ricordato le difficoltà della ricerca fatta da Rita Levi Montalcini in Italia. Nel 1986 sicuramente le donne italiane avevano compiuto molti progressi per quanto riguarda, diciamo, la marcia verso l'emancipazione e l'acquisizione di ulteriori diritti. Tuttavia il premio Nobel a Stoccolma è, ed è ancora oggi, uso il presente, un monopolio degli uomini di scienza. Vi do alcuni numeri. 1901, la prima assegnazione dei premi Nobel, e fino al 2022 sono stati assegnati 615 premi a 27 organizzazioni, 954 premi a persone singole. Tra questi sono solo 61 i premi consegnati a donne. E siccome Marie Curie lo ha vinto due volte per la fisica e per la chimica, praticamente fino al dicembre dell'anno scorso sono 60 le donne che hanno ottenuto il premio Nobel.
diciamo quasi tutte anche assieme, vicino, accanto ad un uomo. Stanley Cohen è stato un suo collaboratore, è morto nel 2020, aveva 13 anni meno di lei, quindi non era neanche un suo allievo, ecco, era un collaboratore. E se poi andiamo a vedere i premi Nobel assegnati nelle STEM, cioè nelle scienze dure, i numeri diventano, come dire, ancora più significativi. 4 Nobel nel settore della fisica, 8 nella chimica, e 12 nella medicina, e Rita Levi-Montalcini è l'unica ad averlo avuto fra le donne italiane. Noi durante il Covid abbiamo visto molte ricercatrici compiere studi e anche scoperte di grande valore scientifico, però questi numeri ci dicono come sia ancora estremamente ripida la strada che porta al riconoscimento del valore delle donne che si dedicano alla scienza. Ma io vorrei rivolgermi alle insegnanti e agli insegnanti, ai quali anche questo ciclo, se non sbaglio, Daniela, di incontri è rivolto, e io spero che ce ne siano anche online, o che abbiano l'occasione di ascoltare questo mio invito caloroso ad avvicinare le ragazze e anche i ragazzi, ma le ragazze di cui oggi noi diciamo che sono ancora poco numerose quelle iscritte alle materie scientifiche, perché lo stereotipo di una scarsa attitudine delle ragazze a studiare le scienze dure è duro da scalfire. Io credo che la vicenda biografica e scientifica di Rita Levi-Montalcini sia, come dire, proprio l'esempio di come questo stereotipo debba essere smontato e messo da parte. Ecco, parliamo, riflettiamo un attimo sugli stereotipi e le discriminazioni. Diciamo che la nostra società abitua le nuove generazioni a pensare che il mondo del sapere sia diviso in due grandi aree, diciamo così, di studio: le discipline umanistiche, alle quali sarebbero più portate le ragazze, e le discipline scientifiche, che sono appannaggio degli uomini per tradizione. Ed è vero che le donne fino ad oggi si dedicano di più agli studi umanistici, però, quindi le troviamo di più nelle scuole, anche come scrittrici le troviamo. Tuttavia, non crediate che il mondo della produzione culturale abbia aperto davvero, sia libero da pregiudizi sessisti. Basta sentire quello che dice Michela Murgia a questo proposito, ma anche basta che noi andiamo ai nostri ricordi di studentesse e di studenti. I nostri libri di testo portavano uomini. Noi conosciamo i grandi autori di poesia, di romanzi, la storia letteraria è scandita dalle opere degli uomini. Allora uno dice, beh, perché non c'erano le donne che scrivevano? Ma anche nel Novecento, dove tante donne, o nella seconda metà dell'Ottocento, a partire da Jane Austen, che nasce alla fine del 1700 in Inghilterra e che scrive questo straordinario romanzo che è Orgoglio e Pregiudizio, tuttavia nelle nostre antologie letterature, e come dice la Murgia, c'è una paginetta dedicata alle scrittrici e non troviamo, come dire, l'approfondimento e la valorizzazione delle opere che hanno scritto, anche perché c'è un altro pregiudizio che io vorrei sottolineare, cioè il pregiudizio è che le biografie, i diari, le memorie, cioè gli scritti di natura intimistica a cui le donne sono più portate, abbiano un minor valore rispetto, che so, ai grandi romanzi, no? E però le donne di che cosa potevano scrivere se non della vita che conducevano, se non di se stesse, e cioè di una vita che era stata per secoli, no? Quando andava bene, chiusa, relegata nelle case. Ecco, ai primi dell'Ottocento, cito quello che scrive Jane Austen, che dice di leggere per dovere libri di storia, ma di annoiarsi tantissimo,
perché si leggono solo guerre, scontri fra papi e re imperatori, pestilenze. Di donne se ne incontrano assai poche. E noi non abbiamo come donne, nemmeno oggi, una tradizione di storiografia femminile, perché anche la storia è sempre stata scritta da uomini. Forse sotto la spinta del femminismo negli anni 70, 60, 70 e 80 si è cominciato a scrivere e ad avere studi storici sulla storia delle donne, ma la storia vista dalle donne è ancora un fatto, come dire, molto molto raro. C'è un panorama molto rarefatto, e probabilmente se ci chiediamo come se la storia fosse stata scritta anche da donne, con un'attenzione per esempio alle differenze di genere, come sarebbe stata la nostra conoscenza della storia del passato? È una domanda interessante, e anche questa io vorrei che se la ponessero, alle loro studentesse e ai loro studenti gli insegnanti. Grande responsabilità. Il silenzio sulle donne non è più accettabile. Dacia Maraini, di cui abbiamo ricordato adesso con Daniela Cappagli l'opera, Dacia Maraini, una grande scrittrice, sicuramente la scrittrice più nota nel mondo tra le italiane, ha scritto molto di donne e ha scritto anche delle biografie, per esempio quella di Chiara d'Assisi, e ci ha offerto una diciamo visione della personalità di Chiara d'Assisi che prima non esisteva. Basta per capirlo il titolo che ha dato a questa biografia, che si chiama Elogio della disobbedienza. Non parlerò di Chiara d'Assisi, vorrei invece, vi dico perché ho citato questo titolo, perché Elogio della disobbedienza è un titolo che si potrebbe applicare anche alla vita, alla personalità, per certi versi, di Rita Levi-Montalcini. Però più che disobbedienza, siccome Rita Levi-Montalcini era una ragazza, una donna molto ben educata, molto mite, molto gentile, probabilmente è un'altra parola che si addice di più come chiave interpretativa delle scelte che ha fatto nella sua vita, ed è libertà. Libertà dai tabù, libertà dalle convenzioni, libertà anche dalla cultura dominante che della sua, diciamo, infanzia, adolescenza, anche quella che respirava in famiglia, che divideva in modo molto radicale i ruoli sociali degli uomini e delle donne. E fin, come dire, da piccoli c'erano queste aspettative diverse all'interno della famiglia su quello che sarebbe stato il destino delle ragazze e il destino degli uomini. Vorrei dedicare un minuto alla scoperta del fattore di crescita del sistema nervoso. Sicuramente il cervello è stato, come dire, l'organo che ha affascinato fin dall'inizio dei suoi studi scientifici la nostra scienziata. Lei lo definisce così: il cervello è l'elemento più importante in un essere umano, la parte restante, il corpo, non è altro che un sostegno necessario a far funzionare questa macchina straordinaria che ci rende unici rispetto a tutti gli altri esseri viventi. Vi leggerò anche, per capire quale rilievo è stato dato a questa scoperta, che poi viene confermato il rilievo dall'assegnazione del premio Nobel, l'inizio della motivazione è questo. La scoperta dell'NGF all'inizio degli anni 50, perché avviene all'inizio degli anni 50, è un esempio affascinante di come un osservatore acuto possa estrarre ipotesi valide da un apparente caos. Ed era il caos che si osservava a chi andava ad indagare il sistema nervoso. C'è un suo collaboratore, cofondatore dell'EBRE, dell'Istituto Europeo di Ricerca sul Cervello, Pietro Calissano, che in una intervista a Repubblica, ma l'ho già detto molte volte,
il quale dice che c'è un segreto dietro la dedizione totale di Rita Levi-Montalcini alla ricerca scientifica sul cervello. È una ricerca che è stata sempre nutrita da molto studio, da molta applicazione, una dedizione totale proprio a questa vita di scienziata. E qual è questo segreto? E lui dice: è un sogno che l'ha spinta, una visione, come dire, che l'ha spinta ad andare sempre avanti, a cercare una verità su quello che voleva sapere e credeva di poter trovare sulla struttura del cervello, ma soprattutto, o meglio anche, sulle funzioni del cervello, quindi sulle funzioni degli esseri superiori come l'uomo rispetto agli altri esseri viventi del creato, e cioè la coscienza, la memoria, la capacità di apprendimento, il linguaggio, cioè la capacità culturale. Prima di leggere, di chiedere a Daniela di leggere alcune frasi sulla donna, e poi dopo vi racconto la vita più rapidamente, vi dirò un'altra frase che Pietro Calissano aveva visto su un cartello appeso alla porta dello studio dell'Ebri, ed era: "Imagination is more than knowledge." L'immaginazione, la creatività è più importante della conoscenza. A sottolineare come la creatività sia che è quella, come dire, legata alla visione, no? La visione di qualcosa che non c'è ancora e che però qualcuno riesce o ad intuire o a sognare, a convincersi che ci sarà. Ecco, ci dice come, ed è questo, lo troviamo in molti passi delle opere di Rita Levi-Montalcini, di creatività si debba parlare in tutte le funzioni superiori del cervello, cioè non c'è solo la creatività nelle arti, ma c'è creatività in tutto ciò che riguarda il sapere. Volevo leggervi un passo di "Abbi il coraggio di conoscere", che sono le sue parole. E lei dice: "La struttura e le funzioni proprie dell'organo cerebrale sono la risultante di un processo evolutivo avvenuto in 4 milioni di anni, e cioè da quando il primo ominide ha messo piede nelle distese del Sahara. L'origine del sistema nervoso risale tuttavia a 600-800 milioni di anni fa. Come si è plasmato nel corso di centinaia di milioni di anni questo organo? Quali sono le componenti essenziali del cervello dell'Homo sapiens che lo distinguono da quello di tutte le altre specie animali? Quali sono le possibilità di modulare e di gestire questo congegno preposto all'elaborazione del comportamento e del pensiero? La risposta a queste domande richiede una conoscenza adeguata delle strutture dell'organo cerebrale, tale da comprendere nella visione globale delle sue funzioni anche le attività superiori. Con l'evoluzione del linguaggio, e cioè della possibilità di comunicare mediante simboli verbali o scritti, si sono potute analizzare alcune caratteristiche di tali attività considerate esclusivo appannaggio degli appartenenti alla specie umana. Tuttavia, per decine o forse centinaia di secoli, l'uomo non ha tentato di studiare le basi strutturali della mente, preferendo attribuire la stessa alla propria origine divina. Oggi, a differenza del passato, quando il cervello dell'uomo era ritenuto un dono sacro e imperscrutabile, abbiamo acquisito approfondite nozioni sulla sua struttura, sulle sue funzioni e potenzialità operative. Il compito, tuttavia, che ci si prefigge è non soltanto quello di acquisire la conoscenza delle attività svolte dall'organo cerebrale e i nuovi scenari che si aprono grazie all'introduzione delle tecniche oggi a disposizione, ma anche di diventare consapevoli delle possibilità di gestire l'organo dal quale dipende il comportamento umano". E questa riflessione attraversa tutta
diciamo, la ricerca scientifica di Rita Levi-Montalcini, che si accompagna ad una carica etica fortissima, perché se il cervello è quello che governa il nostro pensiero, le nostre emozioni, il nostro comportamento, la sua conoscenza può aiutarci a capire molto del mondo umano. Sentiamo Daniele. L'umanità è fatta di uomini e donne e deve essere rappresentata da entrambi i sessi. La differenza tra uomo e donna è epigenetica, ambientale. Il capitale cerebrale è lo stesso. In un caso è stato storicamente represso, nell'altro incoraggiato. Così pure tra i popoli. È sempre un dato culturale. È facile essere una femmina, bastano un paio di tacchi a spillo e abiti succinti, ma per essere una donna devi vestire il cervello di carattere, personalità e coraggio. Le donne che hanno cambiato il mondo non hanno mai avuto bisogno di mostrare nulla se non la loro intelligenza. Le donne hanno sempre dovuto lottare doppiamente, hanno sempre dovuto portare due pesi, quello privato e quello sociale. Le donne sono la colonna vertebrale della società. E ci fa piacere pensare che lei avesse questa convinzione. La vita. Rita Levi-Montalcini nasce nel 1909 a Torino da una famiglia di origine ebraico-sefardita che non ha mai dimenticato la sua appartenenza alla cultura religiosa di origine, anche se era una famiglia totalmente laica. E non solo laica, ma Rita Levi-Montalcini alla domanda se credeva in Dio rispose che non sapeva cosa volesse dire questa domanda e si definiva atea. Cresce in un ambiente borghese benestante, all'interno di queste famiglie, diciamo, della comunità ebraica, che erano famiglie molto numerose, dove il patriarcato era dominante, e anche quindi questi riti sociali di convivenza, no? nelle feste che fossero laiche o religiose, andavano tutti, anche la famiglia di Rita Levi-Montalcini. L'elemento che più, secondo quello che ci dice lei, che scrive lei nella sua autobiografia, più importante, la prima, che è Elogio dell'imperfezione, ma poi ci sono quasi tutti i suoi libri, diciamo così, più divulgativi, contengono dei ricordi, diciamo, delle ricostruzioni del suo passato. E quello che lei ringraziò, disse di dovere soprattutto alla sua famiglia austera, molto colta, ma anche legata, da affetti molto forti, molto, molto stretti, lei disse era questa educazione alla libertà. E scrive e dice che il padre educò lei e la gemella, lei nacque da un parto gemellare biovolare, quindi le due gemelle sono diverse anche nella fisionomia, ma molto unite per tutta la vita. E il padre le educò ad essere libere pensatrici, e lei commenta così: noi fummo libere pensatrici prima ancora di sapere che cosa fosse il pensiero. Sono le ultime due bimbe della famiglia Levi-Montalcini, quando ancora si chiamava Levi e non Levi-Montalcini, perché i primi due figli sono Anna, Gino, il primogenito, che divenne architetto, un architetto anche di valore negli anni 30 e 40, Anna. Anna fu l'unica delle figlie femmine ad avviarsi ad una vita, che era prevista da questo codice culturale vittoriano, e cioè che si sposò ed ebbe dei figli.
aveva la passione della letteratura, una passione condivisa da Rita Levi-Montalcini. Amavano tutte e due Selma Lagerlöf, che è la prima donna ad ottenere il premio Nobel nella letteratura, una donna svedese che raccontava, come Grazia dell'Edda, delle saghe e delle vicende ambientate lei nel suo villaggio sperduto nella Scandinavia e Grazia dell'Edda nella Sardegna. E, diciamo che il padre era un ingegnere elettronico, matematico e anche un imprenditore, ma come imprenditore sfortunato, aveva un'impresa in Puglia e quindi era spesso anche, si assentava spesso dalla famiglia. È morto abbastanza prematuramente Rita Levi Montalcini, aveva soltanto 23 anni. E però il fratello, che era più vecchio di lei di 7 anni, fu un po' il nume tutelare di questa famiglia di donne, una volta venuto meno la figura paterna. La sorella Paola, che lei chiama nelle sue opere Pa, la sua amata Pa, è stata una pittrice anche famosa, allieva di Casorati, però sia per il fratello che per la sorella, con queste attitudini artistiche, come dire, l'enorme fama di Rita Levi-Montalcini è stato un elemento di oscuramento, insomma, ha oscurato, no? La fama di Rita Levi-Montalcini, la fama di Gino Montalcini e di Paola Montalcini, che pure hanno avuto dei riconoscimenti non di poco conto e sono stati anche attivi sul piano culturale durante la loro vita. E in questo ambiente molto ricco culturalmente e anche benestante della Torino di questi primi anni del Novecento, lei cresce, si educa, pensando di non avere nessuna dote particolare, né di bellezza, né di fascino, né attitudini artistiche che un po' forse invidiava, che vedeva nei suoi fratelli. Però sentiva un forte impulso ad aiutare gli altri. Era stata molto colpita dalla vicenda di Albert Schweitzer, che aveva deciso di andare a curare le brosi nel cuore dell'Africa e pensava di dover seguire questo esempio e si pensava a Croce Rossina in Africa. Però insieme alla sorella Paola segue, diciamo, il percorso di studio. Di studi che era destinato e dedicato alle donne che poi si sarebbero sposate e avrebbero messo su famiglia, e quindi a 16 anni finisce questo liceo femminile e non sa che cosa fare, veramente indecisa su quello che potrà essere il suo futuro. Ha sempre in mente questa sorte, questo destino di benefattrice dell'umanità come Croce Rossina in Africa. E quando, lei racconta così questa decisione, a 20 anni la morte per cancro della sua amatissima governante Giovanna le fa prendere una decisione improvvisa, quella di iscriversi all'università, e quindi deve nel corso di una estate recuperare insieme alla cugina che ha la stessa che vuole fare la stessa cosa, Eugenia Sacerdote, recupera 4 materie che sono latino, greco, filosofia, biologia. Si fanno aiutare da insegnanti privati e alla fine dell'estate all'esame vengono promosse con il massimo dei voti, si iscrivono a medicina, ma non era stato facile ottenere dal padre il permesso per iscriversi a medicina. Sappiamo che è diventato ormai un aneddoto quasi virale per chi segue o ha studiato, si è dedicato a conoscere la vita di Rita Levi-Montalcini, che quando lei disse a suo padre qual era la sua intenzione, il padre disse: non l'approvo, ma non farò niente per liberarlo, insomma, non farò niente per ostacolarti. E quindi si iscrive all'università, alla Facoltà di Medicina di Torino. Ha come maestro fra i vari professori Giuseppe Levi, che è, oltre al padre di Natalia Ginzburg, anche il maestro di 3 premi Nobel: Rita Levi-Montalcini, Renato Dulbecco e Salvador Luria, che sono quasi coetanei fra di loro e tutti vanno a studiare in America in seguito alle leggi razziali che
impediscono a tutti gli ebrei di restare all'università, insegnanti e studenti. E quindi, dopo essersi laureata nel 1936 con il massimo dei voti, lei si iscrive immediatamente alla specializzazione in neurologia e psichiatria, psicologia mi pare che si chiamasse allora, e riesce ad ottenere, diciamo, anche il diploma di specializzazione. Però quando ormai i venti di guerra si facevano sentire molto violentemente e nel 1938 le leggi razziali avevano espulso dall'università i giovani ricercatori, Rita Levi Montalcini inizia le sue peregrinazioni per andare a trovare un posto dove continuare la ricerca. Va in Belgio, dove già c'era la sorella con la sua famiglia, e viene ospitata e accolta anche, perché già si era fatta un nome, diciamo, nelle sue ricerche, e soprattutto sponsorizzate da Giuseppe Levi, che anche lui va in Belgio. E però torna a Torino perché non le piace moltissimo questa attività di ricerca in grandi istituti, fra l'altro universitari e ospedalieri del Belgio. Ancora lei era indecisa se dedicarsi alla professione di medico o dedicarsi alla ricerca, o comunque fare una ricerca che fosse funzionale alla sua professione di medico. Torna e a Torino apre questo laboratorio, diciamo, nella sua camera da letto, un laboratorio davvero che ci dà l'idea di come lei riuscisse ad isolarsi dalle tragedie, dai drammi dell'epoca, e tanto che c'è una frase terribile che lei dice in una delle sue tante interviste, perché dopo il premio Nobel c'è stata una corsa di intervistarla da parte di tutti i media, non soltanto italiani ma del mondo, e lei dice: devo ringraziare Hitler e Mussolini se sono arrivata a questo punto, a questo traguardo, perché senza di loro probabilmente io non mi sarei chiusa in casa in un laboratorio per svolgere senza nessuna distrazione le mie ricerche. Che vi fa anche capire come frase che la donna aveva un temperamento molto forte, ma soprattutto lei si è sempre riconosciuta una dote: la capacità di lasciarsi i problemi, le difficoltà alle spalle. Lei dice: come l'acqua sulle penne di un'anatra, questa metafora. E si riconosce anche altre caratteristiche di carattere che dice di aver ereditato sempre dalla famiglia, acquisito dalla famiglia, a cui dà questa grande importanza l'educazione familiare, e cioè una buona disposizione verso il prossimo e un'assoluta indifferenza, quindi, a quelli che erano gli ostacoli che si frapponevano ai suoi obiettivi, e quindi una determinazione grandissima, e anche questa è una lezione, come dire, per i giovani. Allora andiamo avanti anche con le nostre diapositive. Vediamo. Ecco, ai giovani. La scelta di un giovane dipende dalla sua inclinazione, ma anche dalla fortuna di incontrare un grande maestro. Bisogna dire ai giovani quanto sono stati fortunati a nascere in questo splendido paese che è l'Italia. Dico ai giovani: non pensate a voi stessi, pensate agli altri, pensate al futuro che vi aspetta, pensate a quello che potete fare e non temete niente. Non temete le difficoltà. Io ne ho passate molte e le ho attraversate senza paura, con totale indifferenza alla mia persona. Il male assoluto del nostro tempo è di non credere nei valori. Non ha importanza se siano religiosi oppure laici. I giovani devono credere in qualcosa di positivo, e la vita merita di essere vissuta solo se crediamo nei valori, perché questi rimangono anche dopo la nostra morte. Ecco, questa attenzione ai giovani è una costante del suo insegnamento, della sua esperienza di ricercatrice e dopo anche di intellettuale, di donna della cultura. Ma siamo arrivati
ai venti di guerra al laboratorio nella sua stanza. Gli ultimi anni di guerra furono i più tragici per tutti, in particolare per gli ebrei, che dovevano difendersi in tutti i modi dal pericolo dei rastrellamenti, delle deportazioni in Germania. La famiglia Montalcini si rifugia a Firenze e sono bellissime le pagine in cui lei racconta questo incontro con una famiglia che era amica della sorella, con nomi naturalmente fittizi. Questa famiglia fa finta di credere che non siano ebrei. Lei scoprirà un po' più tardi che l'avevano capito immediatamente, anche perché la mamma si sbagliava spesso nel raccontare la sua nuova identità, e poi erano antifascisti nell'animo. E quindi proprio a Firenze lei capisce una cosa fondamentale: di non essere adatta a fare il medico, perché nel 45, quando Firenze è liberata, lei si presenta ad un ospedale, all'ospedale inglese. Ci sono le truppe anglo-americane che hanno bisogno di medici e lei offre il suo servizio. C'erano i soldati che venivano dal fronte pieni di ferite, e soprattutto c'era stata al fronte, nei vari fronti al nord, un'epidemia di tifo che decimava i soldati che arrivavano. Lei si rende conto di non reggere a contatto con la sofferenza e con la morte, e quindi prende la sua decisione: non sarà medico. La guerra era finita, lei torna a Torino con la famiglia, nella grande casa di via di Corso Re Umberto, da cui lei dice vedeva la grande statua di Vittorio Emanuele II, che ancora oggi campeggia nel corso omonimo, e riprende la sua ricerca con il professor Levi e ad altri colleghi nei laboratori dell'Università di Torino, quando arriva un invito. L'invito del professor Victor Hamburger, che embriologo tedesco anche lui, fuggito dalla Germania prima di finire male, e embriologo, biologo di chiarissima fama all'interno dell'Università della Washington University di St. Louis nel Missouri, che anche oggi è uno dei più grandi centri di medicina non solo degli Stati Uniti ma credo del mondo. Mi rivolgo a mio figlio perché so che lui è stato lì, e parte sostenuta dal professor Levi. Perché la chiama Victor Hamburger? Perché aveva letto sull'Osservatore Romano, che aveva accettato di pubblicare i suoi lavori di ricerca, aveva letto diciamo così una che lei contestava, da giovane ricercatrice italiana, i risultati di una ricerca analoga fatta da lui stesso, e quindi la invita, vuole confrontarsi con lei, la invita per alcuni mesi, lei parte, va, e doveva restare 2 anni per una borsa di studio, ci resta 30 anni, fino al 1977. È lì che lei fa la sua carriera universitaria, è lì che compie, che prosegue le ricerche che lei aveva già intravisto qual era la strada da percorrere, ma nessuno le dava credito. Nel 1959, aiutata da Stanley Cohen, arriva a scoprire questo primo fattore di crescita del sistema nervoso. Ora non si parla più soltanto di un fattore di crescita, ma oggi si parla di più fattori di crescita del sistema nervoso, ma anche di altri sistemi, diciamo, dell'organismo umano. E quindi parte e ottiene un grandissimo successo. Unica donna, ecco qui io avevo saltato le foto della Torino, che adesso vi faccio vedere in sequenza. Qui c'è la famiglia meno il padre, qui ci sono invece tutti, manca tutti, i quattro figli e i genitori. Qui c'è il professor Giuseppe Levi, qui c'è una fotografia di gruppo dei docenti dell'Università di Torino, tanto per dire non c'è una donna. Qui sono Rita Levi con la cugina Eugenia, e la foto invece in cui è sola è ad un convegno a Copenaghen. E poi qui c'è la scheda che la riconosce, una perseguitata razziale. Lei
si chiamava ancora Rita Levi. Rita Levi Montalcini è un cognome che viene acquisito, Montalcini era il cognome della madre, che viene acquisito nel 36, mi pare, qui siamo nel 34, qui fotografa una situazione del 34. Era stato il fratello Gino a volere tutti e due i cognomi per tutta una serie di vicende che io non sto a raccontarvi, perché la vita di Rita Levi Montalcini, ragazzi, dura 103 anni, è una vita estremamente complicata e complessa, e quindi avrebbe bisogno, per essere raccontata, che so, di molte sessioni proprio, anche semplicemente narrative. Uno degli ultimi libri che sono stati pubblicati su Rita Levi Montalcini, il suo maestro, dal professor Curat, è una miscellanea di saggi, ce n'è anche uno della nipote di Rita Levi Montalcini, Piera Levi Montalcini, che è la sua, è stata per molti anni una sua aiutante quando lei aveva perso in parte la vista e l'udito, ed è oggi un po' quella che conserva e divulga, diciamo, il magistero della zia. E in questo libro, che non è narrativo ma è davvero ha un interesse prevalentemente storico-storiografico, viene, come dice il professor Piccolino, che è stato anche docente all'Università di Ferrara e ha presentato questo libro, mi pare, in ottobre, presentato dal professor Marco Bresadola. E questo libro è una specie di revisione delle autobiografie di Rita Levi Montalcini, cioè gli studiosi vanno a cercare davvero di documentare storicamente le vicende raccontate in modo alcune volte letterario dalla scienziata stessa. Ed è estremamente interessante, proprio perché è ricco di documenti e quindi va davvero a scoprire anche come questa vita che attraversa un intero secolo, che attraversa convenzioni culturali, che attraversa vicende drammatiche della storia, di cui la documentazione è questa. Ecco. Qui è già in America. La vediamo, una ragazza, lei dice che non si trovava bella, in realtà è una ragazza anche affascinante, e qui la troviamo alle prese con i suoi topolini, topolini della ricerca insieme alle uova della ricerca, perché lei fa ricerca sugli embrioni di pollo oppure sui topolini in una seconda parte, diciamo, della sua attività di ricercatrice, ed è ricerca in vivo, ma fa anche ricerca in vitro. Ed eccola qui con tutti i colleghi americani, è l'unica donna, e lei dice, con un tocco di civetteria nelle sue lettere, le lettere che sono proprio un documento originale, questo non rielaborato da una in chiave letteraria, in questa bellissima opera che è Cantico di una vita. Lei dice che quando il chairman si rivolgeva al pubblico, diciamo, degli scienziati nelle sale dei convegni, diceva lady, singolare, and gentleman. C'era sempre soltanto lei che come donna godeva poi della stima, delle simpatie di tanti colleghi. Lei si è molto mossa negli anni in cui era negli Stati Uniti, era chiamato ovunque ad illustrare, a tenere, diciamo così, le conferenze sui risultati delle sue ricerche, ha ottenuto molti riconoscimenti negli Stati Uniti, ha percorso tutti i gradi della carriera universitaria nella ricerca e nell'insegnamento, ma non era affatto una donna, che si rifiutasse ai piaceri della vita, piaceri ordinatissimi se vogliamo, quindi aveva spesso ospiti a casa sua, si dedicava tantissimo alla ricerca, ma trovava anche il tempo di ricevere i suoi amici, di cucinare per loro, ed è questo che racconta alla mamma e alla sorella Pa, che sono veramente
il punto dolente, diciamo, di questa sua lontananza dall'Italia, che non era stata programmata. Lei torna molte volte in Italia e si scrivono costantemente. E, in uno di questi ritorni lei ottiene dall'Istituto Superiore di Sanità nel 1962 l'incarico di ricercatrice, che poi diventerà un incarico di direzione del DATOLE, dal CNR, di un centro di ricerca neurobiologica. Quindi per molti anni lei praticamente fa la scienziata a distanza anche per l'Italia, per certi versi. E, arriviamo al premio Nobel. In questo racconto, ecco, c'è Stanley Cohen con lei, anche lui ebreo, c'è la consegna del premio, ecco, e poi la vediamo tenere una conferenza a Roma, mi pare, e poi c'è tutta la sua vita in Italia. D'altra parte lei aveva ricevuto la notizia del premio, che era già in Italia da 9 anni, no? Dal 1977, e era circondata, diciamo, da questo, dai suoi allievi, dai suoi studenti, dalle sue studentesse che l'amavano moltissimo. Ecco, e qui la vediamo con la sorella che è morta, se non sbaglio, nel 2000, ed è stato per lei un grande dolore, perché erano rimaste legate anche nella distanza durante tutti gli anni negli Stati Uniti. E della sorella lei ammirava moltissimo la vena creativa, e diceva una cosa fra le tante, e cioè che la vera scienziata della famiglia era Paola, lei si sentiva di più un artista. Quindi gioca anche, no, su questo rapporto con la gemella. Eccola qua, ecco, la vediamo con i suoi strumenti di lavoro, la vediamo con con il gruppo di ricerca. Negli anni 50 le sue ricerche la portarono alla scoperta e all'identificazione del fattore di accrescimento della fibra nervosa, Nerve Growth Factor, scoperta per la quale Rita Levi Montalcini è stata insignita nel 1986 del premio Nobel per la medicina. La scienziata, insignita anche di altri premi, è stata la prima donna ad essere ammessa alla Pontificia Accademia delle Scienze, mentre il 1 agosto 2001 è stata nominata senatrice a vita per aver illustrato la patria con altissimi meriti nel campo scientifico e sociale. Rita Levi Montalcini, che qui vediamo a Ferrara nel corso della cerimonia di conferimento della laurea ad honorem da parte dell'Università di Ferrara, ha ricevuto ieri moltissimi auguri da ogni parte del mondo, fra tutti le massime cariche dello Stato, dal Presidente della Repubblica al Presidente del Consiglio, che in un messaggio ha unito tutti gli italiani, i quali, ha detto Mario Monti, si augurano che lei possa continuare ancora a lungo a spronare tutto il Paese, le istituzioni, la politica e gli individui, perché assicurano un futuro alla ricerca. La sua vita, ha aggiunto il Presidente del Consiglio, è una testimonianza eccezionale che dimostra dove si può arrivare nel mondo della ricerca grazie all'ingegno e all'impegno nello studio e nel lavoro. La scienziata, che in diverse interviste ha spesso dichiarato di non soffrire il passare del tempo e di vivere, malgrado l'età, non nel passato ma nel futuro, ha votato la propria vita alla ricerca scientifica, nella quale, come lei stessa più volte ha affermato, ciò che davvero conta è solo e soltanto la totale dedizione al proprio lavoro, come del resto ha spesso aggiunto, succede in tutte le attività, dalle più banali a quelle esemplari per l'umanità. Costante il suo sguardo continuamente rivolto alle nuove generazioni, che ha sempre incoraggiato nelle attività di ricerca, considerando i giovani come la risorsa più preziosa in assoluto per il futuro del genere umano. Ecco la sorpresa. La sorpresa è che Rita Levi Montalcini è venuta a ricevere una laurea d'onore nel 2002. Queste immagini si riferiscono al 2002, avete visto, nel momento in cui viene insignita, diciamo, del tocco da parte del rettore, professor Conconi. Il servizio che io ho fatto, l'ho fatto nel 2012, e cioè il 22 aprile, il giorno del compleanno a 103 anni della scienziata. Lei è morta il 30 dicembre dello stesso anno, e dopo una vita che ha dedicato ultimo alla ricerca. Quando è stata a Ferrara? Voi vedete che a Ferrara è venuta non soltanto per la laurea, ma anche per fare da madrina al quarantennale del Sir Optimist. Vedete la professoressa Siconolfi, che era allora presidente
del Sir Optimist Club di Ferrara. E andò in castello, vedete c'è il presidente della provincia dall'acqua, perché era stato da poco terminato il restauro del castello, che era adibito non più a sede della prefettura, ma veramente a monumento e sede della provincia, e principale monumento della città e del Rinascimento. E c'era la mostra dedicata a Dosso Dossi, e lei dimostrò di essere una vera intenditrice d'arte. Non a caso aveva una sorella, come dire, che l'aveva probabilmente educato e indotta comunque a coltivare anche questa passione, come la passione per la letteratura, come la passione per la musica. Apro una parentesi, si dice che non è proprio una notizia attendibile fino in fondo che lei abbia contribuito a scrivere il testo di una canzone musicata dai Jalis e presentata da loro a Sanremo, ma non accettata. In realtà pare che lei avesse dato una serie di documenti suoi, ecco, ai Jalis, che non ha mai incontrato, mentre invece questi hanno avuto rapporti con Giuseppina Tripodi o Tripodi, non so mai come si dica, che è stata a lungo, diciamo, l'accompagnatrice ufficiale di, oltre alla nipote di Rita Levi Montalcini, e questi abbiano tratto, diciamo, un testo che si chiama Linguaggio Universale, mi pare, che aveva una valenza fortemente educativa, rivolta ai giovani, ma Sanremo l'ha rifiutata, giustamente, lei poi ha detto successivamente. E dicevo, a Ferrara, mi rivolgo alle donne soprattutto, lei in una giornata si cambiò 3 volte, e sempre elegantissima, con questi gioielli molto raffinati e con questa pettinatura che è la costante della sua vita, soprattutto la seconda parte della sua vita, e questo è, come dire, un segno della sua femminilità e anche vanità, che l'ha avvicinata anche al mondo femminile, perché uno degli errori nei confronti di questa, di tutti quelli che noi sentiamo un po' come figure geniali, quindi eccezionali, c'è la tentazione di isolarli in una sorta di empireo dei geni, no? E facendo questo noi commettiamo, come dire, un grande errore, ma nei confronti di noi stessi, perché ci precludiamo la possibilità di avvicinare queste straordinarie personalità che parlano invece della vita di tutti i giorni e ci danno testimonianza attraverso la loro vita di come in certi momenti, soprattutto difficili, possiamo anche noi mettere da parte, se proprio ci sforziamo, le difficoltà per andare avanti. Vogliamo leggere un altro po' di frasi celebri? Contrariamente all'opinione corrente, il cervello non va fatalmente incontro con gli anni a un processo irreversibile di deterioramento. Sia Tiziano che Michelangelo e molti altri artisti di straordinarie capacità creative, Picasso fra questi, continuarono a realizzare opere di eccezionale valore sino a tarda età. A 100 anni ho perso un po' la vista, molto l'udito. Alle conferenze non vedo le proiezioni e non sento bene, ma penso più adesso di quando avevo 20 anni. Il corpo faccia quello che vuole. Io non sono il corpo, io sono la mente. Meglio aggiungere vita ai giorni che non giorni alla vita. Il corpo può morire, ma restano i messaggi che abbiamo mandato in vita. Perciò il mio messaggio è questo: credete nei valori. Certo. La testa, c'è chi la abbassa, chi la nasconde e chi la perde. Io preferisco chi la usa. Nella vita non bisogna mai rassegnarsi. Arrendersi alla mediocrità.
Bisogna coltivare il coraggio di ribellarsi. Una delle più grandi sfide della vita è essere se stessi e non cercare di emulare gli altri. Ci sarà sempre qualcuno più bello, più intelligente, qualcuno più giovane, ma non sarai mai tu. Non cambiare per essere amato, sii te stesso e le persone giuste ti ameranno per quello che sei. Affrontare la vita con totale disinteresse alla propria persona e con la massima attenzione verso il mondo che ci circonda, sia quello inanimato che quello dei viventi. Questo ritengo è stato il mio unico merito. Nessun impegno è più importante di un amico che bussa alla porta. Ricordalo quando sei di fretta, insegnalo ai tuoi figli. Non lasciare che la tua vita diventi povera di tempo. Tutti dicono che il cervello sia l'organo più complesso del corpo umano. Da medico potrei anche acconsentire, ma come donna vi assicuro che non vi è niente di più complesso del cuore. Ancora oggi non si conoscono i suoi meccanismi. Nei ragionamenti del cervello c'è logica, nei ragionamenti del cuore ci sono le emozioni. Rare sono le persone che usano la mente, poche coloro che usano il cuore, uniche coloro che le usano entrambi. Spetta a ogni individuo il compito di costruire la propria scala di valori e cercare di attenersi a quella, non al fine di ottenere un compenso in terra o in cielo, ma con l'obiettivo di godere ora per ora, giorno per giorno, della straordinaria esperienza di vivere. Qualunque decisione tu abbia preso per il tuo futuro, sei autorizzato e incoraggiato a sottoporla a un continuo esame, pronto a cambiarla se non risponde più ai tuoi desideri. A me nella vita è riuscito tutto facile. Le difficoltà me le sono scrollate di dosso, come l'acqua sulle ali di un'anatra. Io considero l'imperfezione come la molla darwiniana della selezione naturale. Ad esempio, gli insetti di 600 milioni di anni fa sono identici a quelli di oggi. Erano già perfetti e non c'era motivo che cambiassero. L'uomo, invece, era imperfetto e questo ha dato la molla per il suo sviluppo e la sua evoluzione. Rifiutate di accedere a una carriera solo perché vi assicura una pensione. La migliore pensione è il possesso di un cervello in piena attività che vi permetta di continuare a pensare usque ad finem, fino alla fine. Ecco, sono frasi sue. Di lei non solo possiamo leggere tanti libri, ma abbiamo tante interviste che su YouTube si trovano. E sono davvero una lettura, un'esperienza appassionante. Io mi limiterò, per andare alla fine di questo incontro, a ricordarvi come il 1986 sia stato l'anno zero di una nuova vita fitta di impegni che andavano molto al di là della ricerca, alle affiliazioni ad alcune tra le più prestigiose accademie scientifiche già ottenute in passato, come la National Academy of Science statunitense. C'era stata l'Accademia Nazionale dei Lincei, prima donna ad essere ammessa all'Accademia Pontificia, poi si aggiunse l'Accademia delle Scienze di Parigi, la Royal Society di Londra e, tra gli incarichi prestigiosi, la presidenza dell'Istituto dell'Enciclopedia Italiana Treccani e poi la nomina, che lei ha sempre considerato la più importante della sua vita. Giunse anch'essa inaspettata, come era stato inaspettato il premio Nobel, la nomina senatrice a vita da parte del Presidente della Repubblica Carlo Azeglio Ciampi. E dopo il premio Nobel è iniziato, lei per un anno ha preso un anno sabbatico dalla ricerca
è cambiata davvero la sua vita. Poi è andata anche in crisi, è andata anche in depressione, si è dovuta curare. E era stata troppo presa, diciamo, da questi incontri con le persone, anche i giovani. E lei dice: ho perso la mia privacy, ma ho potuto conoscere l'Italia in lungo e in largo. Quindi c'è sempre un elemento positivo anche in tutto quello che le nuoce. Ecco, per quanto riguarda le persone in età avanzata, visto che lei è morta a 103 anni, lucida fino alla fine, anche se senza vista e senza udito, in questo libricino, L'asso nella manica Brandelli, lei racconta come cinque illustri personaggi siano arrivati più che ottuagenari, come Michelangelo, Galileo Galilei, Bertrand Russell, David Ben Gurion, Pablo Picasso, siano arrivati ad essere più che ottantenni e in forma, soprattutto con una grande lucidità del cervello, che per lei è la cosa che conta. A chi le chiedeva com'è la vita a 100 anni, lei rispondeva: il corpo faccia quello che vuole, io sono la mente. E poi quella frase che abbiamo letto, ecco, nei comunicati stampa, e cioè che l'importante è tenerlo allenato il cervello, perché proprio la sua ricerca, che ha, dicevamo, sconvolto la neurobiologia e la medicina del cervello, che ha dimostrato che il cervello è un organo non fisso e mutabile, ma estremamente plastico, soggetto ad evoluzione e ad una straordinaria interazione con l'ambiente esterno. Ecco, come accanto alla genetica c'è l'epigenetica, e lei ha scritto molte cose su questi temi. E per esempio, per quanto riguarda il comportamento umano, c'è una frase che vi voglio dire perché mi ha molto stupito, ed è questa. Dice: non dobbiamo avere paura dell'aggressività. Quando la si interroga sul male, sulle guerre, beh, attraversato un secolo, voglio dire, il Novecento e anche l'inizio del Novecento, pieni di eventi drammatici e di conflitti. Dice: non dovete temere tanto l'aggressività degli uomini quanto la remissività. Ed è una cosa che lei dice anche rispondendo a Primo Levi, sempre in un appendice dell'Elogio dell'imperfezione, la sua principale autobiografia. Lei dice che il male non è nella mente del comandante di Auschwitz, non è nei geni di quest'uomo, e non è probabilmente, e lei dice, non è neanche nella cultura tedesca, e nell'incapacità di quest'uomo di resistere agli insegnamenti e agli esempi malvagi che ha ricevuto nella sua educazione, nella sua vita. Che sono cose importantissime che stanno facendo insieme. Queste le scoperte sui fattori di crescita del cervello è una ricerca che sta continuando, e sta continuando sotto tanti aspetti, sotto tanti punti di vista, anche sul piano, come dire, che è al confine tra etica e biologia, no? E che cerca, proprio perché è una ricerca che si sforza di andare a capire come la coscienza si orienti, diciamo, e come la coscienza possa dipendere, diciamo, oltre che dall'ambiente, dalla struttura del cervello, e come durante la propria vita possano accadere, possono essere fatte determinate scelte, determinati comportamenti. C'è un altro passo molto bello che non vi leggerò, vi risparmio, in cui lei sottolinea che bisognerebbe spiegare ai giovani che noi non abbiamo un cervello, noi ne abbiamo due di cervelli: quello limbico, che governa le emozioni, il cervello antico, quello che è rimasto uguale alla prima apparizione, diciamo, del Homo pre-sapiens, quello che è sceso dagli alberi, e grazie al cervello limbico è riuscito a sopravvivere all'impatto con gli animali feroci, perché la paura, perché l'aggressività gli hanno consentito, come dire, di combattere. Ecco. Ma il cervello cognitivo molto più recente, il cervello della cultura, del linguaggio, della coscienza, dell'apprendimento, molto spesso deve combattere con il
cervello emotivo. E leggo solo questa frase. L'altro cervello, quello cognitivo, molto più giovane, è nato con il linguaggio e in 150.000 anni ha vissuto uno sviluppo straordinario, specialmente grazie alla cultura. Si trova nella neocorteccia. Purtroppo buona parte del nostro comportamento è ancora guidata dal cervello arcaico. Tutte le grandi tragedie, la Shoah, le guerre, il nazismo, il razzismo, sono dovute alla prevalenza della componente emotiva su quella cognitiva. E il cervello arcaico è così abile da indurci a pensare che tutto questo sia invece controllato dal nostro pensiero, quando non è affatto così. Bisognerebbe spiegarlo ai giovani che oggi si illudono di essere pensanti, perché il linguaggio e la comunicazione danno loro l'illusione di stare ragionando. Ma il cervello arcaico, maligno, è anche molto astuto e maschera la propria azione dietro il linguaggio, mimando quella del cervello cognitivo. Bisognerebbe spiegarglielo. Ecco, io vorrei lasciarvi con queste frasi che sono estremamente inquietanti, che dovrebbero indurre a conoscere più da vicino la ricerca sul cervello, così, o le ricerche sul cervello così come si stanno sviluppando anche nel settore della scienze farmaceutiche, dell'applicazione farmacologica, perché voi sapete che proprio grazie a questo NGF che probabilmente come dire, si stanno individuando delle terapie possibili per sconfiggere le malattie neurodegenerative come l'Alzheimer, come il Parkinson e anche dei tumori. E l'elogio dell'imperfezione che questo gruppo di donne di fare diritti, da cui ha preso questo gruppo il primo aggettivo che si è dato per definirsi, cioè quello di imperfette, nasce da questa frase: il fatto che l'attività svolta da me, dice Rita Levi Montalcini, in modo così imperfetto sia stata e sia tuttora fonte per me inesauribile di gioia, mi fa ritenere che l'imperfezione nell'eseguire il compito che ci siamo prefissi o ci è stato assegnato sia più consona alla natura umana così imperfetta che non la perfezione. Ecco, io finisco così, vi ringrazio della pazienza e vi dico, vi esorto a non considerare questa grande donna e scienziata un'eroina o un personaggio eccezionale, ma come una straordinaria maestra e, se vogliamo, compagna di vita. Grazie. Allora ringraziamo Dalia Bighinati per questa bella comunicazione che ci ha portato non solo nei territori della ricerca scientifica, ma anche nei territori dell'umano, delle emozioni, della volontà e della personalità, perché ha presentato in maniera veramente affascinante questo personaggio che noi tutti amiamo molto. Bene, se qualcuno di voi ha qualche domanda da fare, vuole fare qualche osservazione, è ben gradita. Loredana Bondi. Thank you.
ragione Loredana, basta pensare che il campo in cui c'è stata la maggiore applicazione delle neuroscienze innovative eccetera è la pubblicità, cioè è il marketing della comunicazione, e quindi quella che noi chiamiamo l'industria culturale di massa se n'è appropriata, e se n'è appropriata, lo sappiamo tutti, per business, non certamente con l'obiettivo di far crescere la coscienza critica delle persone, e questo è un pericolo che lei segnala molto e che secondo me lo studio degli attuali sviluppi delle neuroscienze mettono in evidenza. D'altra parte i social, diciamo così, non giocano altro che sulla emotività, sul rapporto emotivo con chi li usa, quindi è già difficile per un adulto gestirli in una maniera critica e consapevole, figuriamoci con i bambini. Adesso si dà ai bambini il giochino fin da quando sono proprio nella primissima infanzia, e sì, questo è il grande fratello che trionfa in tanti modi. Brunella Lulli, la presento. Prima era Loredana Bondi. Yeah.
grazie Brunella, hai detto delle cose belle e giuste, come prima Loredana Bondi. Vorrei dire che sono stata io, non vorrei avere dato un'immagine sbagliata, diciamo, rigida di Rita Levi Montalcini, perché in realtà è vero che lei dice di avere fin da quando aveva 3 anni capito che il matrimonio e mettere al mondo i figli non erano dati a lei, ma lei lo diceva perché anche se vedeva che la mamma, che aveva rinunciato a una carriera di pittrice abbastanza anche importante, la mamma aveva accettato volontariamente e volentieri questo suo ruolo di mamma e moglie, tuttavia lei lo dice spesso, non voleva assolutamente dipendere dall'assoluta volontà di un uomo. Però proprio questo concetto di libertà che illumina un po' tutte le sue scelte e la sua vita, lei lo, come dire, lo difende proprio nei confronti delle donne che devono e vogliono avere una vita completa, cioè una vita in famiglia, e partecipa anche a tutto il percorso dell'emancipazione del femminismo, pur senza essere una femminista negli anni 70 e 80. E più volte si rivolge alle istituzioni dicendo che mancano i servizi per le donne che non riescono a conciliare, diciamo, questi molteplici aspetti a cui la società un po' le condanna, perché anche la cura totale che grava sulle loro spalle della famiglia è un'ingiustizia. Quindi lei ha una visione simile invece a quella che hai sostenuto tu adesso, e riconosce il valore, diciamo, della donna nei suoi diversi ruoli. Devo dire che non è stata chiusa tutta la vita nei laboratori. E lei ha molto girato. Io non ho letto le lettere del Cantico di una vita, ma ti esorto a leggerlo, perché avverti la normalità di questa donna nonostante le sue 12-16 ore dedita, diciamo, al laboratorio, alla ricerca. E però lei aveva amicizie, ha avuto anche degli spasimanti, qualcuno dice che ne ha avuti anche troppi e lei non lo dice, ma questi sono fatti suoi, insomma, non è che stiamo facendo gossip. Dopodiché lei ha istituito una fondazione per le donne africane, perché lei dice: se tu aiuti per le borse di studio, perché si istruissero, perché una donna istruita sfama una famiglia e consente a una società di svilupparsi. Quindi diciamo che la sua influenza anche su questo campo è stata importante, e i suoi messaggi lasciati in questo settore sono stati importanti. Vi dirò un aneddoto sorottimista. Lei viene nel 2002 e parla di scienza e dei diritti delle donne, soprattutto in Africa. Il Soroptimist nel 2008 paga una borsa di studio ad una ragazza ruandese, una ingegnere che era vittima del genocidio del Ruanda. L'abbiamo fatta venire a Ferrara, con l'aiuto dell'università l'abbiamo fatto fare un master, lei a cui un dottorato, e oggi Honorine Mujambere, questo è il nome della ragazza ruandese, vive a Milano, dove ha 2 bambini bellissimi, un marito che è il suo fidanzato ruandese, e lavora da ingegnere molto evoluto, multilingue, in una grande industria dell'elettronica, perché lei era un ingegnere elettronico. Quindi diciamo che io non un mito, no, non mi interessa fare un mito, però è una donna che veramente vedeva molte cose, ecco, vedeva molte cose. Ci lasciamo? No, io volevo fare un approfondimento, poi magari dopo ci lasciamo e chiudiamo. A un certo punto, all'inizio della tua comunicazione, hai detto che lei era una donna con un carattere mite. Ecco, vorrei approfondire questo aspetto, perché la sua personalità e la storia della sua vita mi racconterebbe altro. Altrimenti, che cosa intendi per mite? Ho detto anche ben educata. Cito un aneddoto sempre della senatrice professoressa Elena Cattaneo, la quale racconta di aver conosciuto poco, per la differenza di età, Rita Levi Montalcini, ma di averla una volta invitata a tenere una conferenza alla sua università a Milano.
Rita Levi Montalcini si è messa davanti al podio come questo, perché questo veramente disturba il rapporto con voi, e quindi figuriamoci con tra un relatore e gli studenti. Lei si è messa davanti, diciamo, al podio, ha parlato per un'ora e mezza in piedi agli studenti che pendevano dalle sue labbra in assoluto e religioso silenzio, e quando lei dice la Cattaneo, che è una donna simpaticissima, in un intervallo del momento di silenzio si è avvicinata con una sedia, no? Facendo il gesto, lei che aveva parlato per tutta quest'ora e mezza con il pugno chiuso nella destra, che è un tipico suo atteggiamento, lei ha detto: no grazie, io resto in piedi. Che è tutto un programma. Quindi questo fatto, lei dice Elena Cattaneo, e lei è rimasta in piedi tutta la sua vita, nel senso che non si è mai piegata, ecco, le convenzioni, insomma i tabù e gli stereotipi non facevano per lei, però non è stata aggressiva, non, Vito ha cercato di farli, di convogliarli anche attraverso messaggi importanti oppure attraverso gli incarichi che ha ricevuto, insomma. È stata anche, ho detto, presidente della Treccani dal 93 al 98. E io adesso dico una cosa che è un po' una mia vanità. Nell'ultimo anno della sua presidenza dell'Istituto della Biblioteca Treccani, su suggerimento dell'allora ministro dell'istruzione Berlinguer, la Treccani ha iniziato a pubblicare una rivista che si chiama ITER, anche oggi credo, dedicata alle scuole superiori, quindi non soltanto agli studi elevatissimi, universitari, scientifici. E nel primo numero di questa rivista c'è un mio articolo, perché io sono stata contattata, e non vi dico, il cuore veramente mi è uscito, non dalla Rita Levi Montalcini, ma dal dottor Massimo Brai, che noi conosciamo per essere stato anche ministro della cultura, che allora era direttore dell'Istituto di Cultura della Biblioteca Treccani, e il quale ci eravamo conosciuti in un corso di aggiornamento sulla lingua latina, sulle nuovi metodi di insegnamento del latino a Perugia, e mi telefonò dopo qualche mese, perché mi telefonò solo fare l'estate, io ci andai in gennaio, e mi disse: lei farebbe un scriverebbe sul primo numero di ITER, guardate se dicevo di no, sull'insegnamento del latino e sui libri di testo nuovi. E io risposi: volentierissimo, ma scriverò sui libri di testo di letteratura italiana. E ho scritto sulle mie esperienze di insegnante e sull'approdo ad una grande opera di letteratura italiana nelle scuole superiori, che è Il materiale e l'immaginario, 10 volumi, ed è l'unico forse che ha 2 autori, e uno di questi è Lidia De Federicis, una donna. Ecco, così vi ho raccontato anche questo aneddoto personale. Grazie di questo approfondimento, Dalia. Se non ci sono altre domande, comunque fra un po' la biblioteca Ariostea chiude, quindi penso che possiamo salutarci qui, ringraziando ancora la relatrice. È stato veramente un pomeriggio interessante. Grazie ancora, Dalia. Grazie, grazie a voi.